Shalom a tutti, buonasera. Continuiamo il nostro studio del Talmud in Yaakov. Siamo pagina 94. E siamo la terza riga tra le righe larghe. Ok. Allora, abbiamo iniziato un nuovo capitolo del Talmud che parla della vita dopo la vita terrestre. Allora, quindi, tratta degli argomenti che appartiene alle persone che non ci sono più, il nostro rapporto con loro. Allora, Tonu Rabbanan. È la terza riga su pagina 94. Ok. Tanu Rabbanan hanno studiato i nostri maestri. Una volta la gente che si trovavano in un'altra parte, sono morti, allora dovevano essere sepolti subito nel posto dove si trovavano. Non c'era i mezzi di trasporto come oggi: uno muore in India, allora viene trasportato con l'aereo, dopo due giorni si fa, diciamo, 94, il terzo di quella, diciamo che le larghe. Ta fresh vuol dire Tanu Rabbanan. Ce l'hai? Hamolich. Oh, che onore! Oh, che onore! Doppio onore! Che bello! Vedere belle donne. Ti fa un effetto, ecco, ciao, che bello, ti trovo bene, ti trovo. Anche te, grazie. Devi dire al tuo marito che sei una bella moglie, perché anche grazie a lui, allora, e dei libri qui? Ecco, siamo pagina 94. Questo è un onore, Allora, tante volte quando questa persona è stata sepolta in un altro paese, finché i familiari riuscivano a raccogliere, diciamo, i resti del morto e portarlo alla tomba di famiglia, passavano a volte anche tanti anni. È una cosa che deve essere aggiunto qui: quando viene sepolto una persona che si sa che dopo un po' di tempo dovrebbe essere trasferito, mentre che si fa il funerale si deve chiedere e fare proprio una condizione: guardi, scusi, noi per portarti nella tomba di famiglia o in un posto designato, noi ti dovremmo disturbare in un dato futuro. Ok, allora è successo tante volte che si doveva trasportare. Allora di questo parla la Gemara. Tanu Rabbanan hanno studiato i nostri maestri. Hamolich, uno che porta a Tzavot, quello che è rimasto dalla gente normale, dopo un po' di tempo si secca e rimangono soltanto le ossa. Ci sono delle persone che loro sono stati durante la vita persone completamente dedicate al servizio di Hashem, su di loro non hanno alcun potere i vermi e, diciamo, gli insetti di poter toccarlo. C'è una storia
confratello del Rebbe, che lui è stato sepolto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Corsica, che lui era studente lì, e mi pare nel 1955 il Rebbe ha, diciamo, organizzato che le ossa, cioè le rimanenze del suo corpo saranno trasferite in Israele a Tzfat. Allora da Parigi sono andati diversi Hasidim che l'hanno tolto dal cimitero lì in Corsica e l'hanno portato. Uno di quei, cioè ci sono quelli che si sono, diciamo, occupati del trasferimento, era 15 anni che era sepolto, era come se fosse stato messo lì un giorno prima, era completamente, diciamo, fresco. Il fratello di Gesù? Sì, il fratello, si chiama Israel Leib, che erano delle teste che lui è andato a studiare a Parigi, poi quando è iniziato, diciamo, allora lui è scappato a Corsica e è morto di giovane età, però aveva una testa incredibile. Ok. E l'hanno messo a stare. Adesso è disfatto, sì. Poi ci sono diverse le storie proprio che hanno dimostrato che questa è la verità, persone che loro erano completamente permeate con l'energia di Hashem, non hanno alcun potere su di loro corpo, gli insetti e i vermi. Ok, allora parliamo di gente normale, allora uno che porta Atzamot, le ossa, quelle che rimangono di scheletro, dalla morte della persona, mi macom da un posto all'altro, allora dobbiamo assolutamente tenere avere un certo rispetto per queste ossa. Hareze lo yitnein beduschia è vietato racciumelarli e metterlo in un sacco di cuoio, che così, diciamo, non c'è, per una volta non c'erano sacchetti di plastica o di carta, c'era magari di cotone, però più forte era un sacco fatto di cuoio. Allora non può metterli le ossa, diciamo, in questo sacco di cuoio, è in una maniera che è molto più facile di portarli, perché la gente usavano gli animali, un cavallo o un asino, di cavalcare e poi portarli dove. Bietnei malgabi chamor, è questo sacco di pelle, li metterà sopra un asino, vi yirkava lehem, e poi si metterà sopra di loro, ne shinoeg behem, perché sta comportando con loro minhag bizayon, un modo di vergogna, come se loro non hanno nessun, diciamo, conoscenza e non hanno nessuna importanza. Quando una persona vive, non esiste una persona che non compie delle azioni positive, mitzvot. Ogni singola persona, anche una persona che lui non andava al tempio, anche se lui non è, si è comportato con, come dice la Torah, però impossibile che una persona non abbia fatto tzedakah, che non abbia rispettato papà, mamma. Ogni singola persona viene espressa in Agmara, ma lei mitzvot è pieno di mitzvot, di precetti di Hashem, che rimon come un melograno. Quindi, siccome è stato fatto con questo corpo delle mitzvot di Hashem, viene permeato tutto il corpo dell'energia di Hashem. E questa energia di Hashem non scompare, non
diciamo, si toglie con la morte, rimane sempre lì. Ecco, perciò devono essere trattati con rispetto, perché lì c'è la presenza del, diciamo, di Hashem. Però qui vediamo l'importanza e la potenza del pensiero. Se durante il viaggio, diciamo, portando le ossa, lui mettendoli sulla scatola, su un posto dove vengono rispettati, lui dovrà andare molto più piano. E, diciamo, si metterà in pericolo per delle persone diciamo, ladri, eccetera. Vedendo una persona che va piano, allora sarà molto più facile di aggredirlo. Allora lui dovrà andare più veloce, eccetera. O se lui ha paura, diciamo, delle persone negative o all'estimo dei ladri, allora mutare, è permesso di mettere le ossa in un sacchetto di pelle, che così non c'è pericolo che si strappa questo sacchetto, o che, diciamo, li mette sul dorso dell'asino, del cavallo, e si mette sopra e viaggia, perché lui nel suo pensiero non è che lui tratta svergognato questi ossi, ma lui fa per una ragione ben precisa di poter arrivare a un uomo che deve abitare in pace. O che Derekshavru mi alza volte, come hanno stabilito questa legge con il scheletro di un morto, la stessa cosa vale per un Sefer Torah. Se una persona, una volta non c'erano le macchine che si poteva mettere in una scatola con rispetto, uno deve portare un Sefer Torah da una città a un'altra. E allora se lui li metterà in un sacchetto e, diciamo, lo cavalcherà, diciamo, e così sarà più facile, allora, come è stato detto con un scheletro, la stessa cosa con il Sefer Torah. Se c'è la possibilità di dare rispetto al Sefer Torah, assolutamente sì, però se uno gli mette un sacchetto e poi anche si cavalca sopra di esso per poter arrivare a destinazione senza problemi, perché ci sono persone pericolose durante la strada, è doveroso, perché dipende dal tuo pensiero. Resta il fatto che ha comunque precedenza alla vita, la salvaguardia della vita. Ha la precedenza alla salvaguardia della vita. Certo. Allora, un'altra cosa. Prima ha spiegato che ogni persona è piena di svolta. Però rimane fermo il principio che in tutte le persone non esiste una persona in cui c'è soltanto bene. In tutte le cose, in tutte le persone, c'è la presenza di entrambi i fattori. E il Tzadik Ba'are c'è scritto un brano: non esiste un uomo giusto, se lo Yechta, che non avrà una mancanza. Ogni persona, siccome lui ha un corpo umano, allora ha delle restrizioni, ha delle mancanze automaticamente. Però parlando di persone che sono permeate con la presenza di Hashem, certo, quando una persona è piena di mitzvot solo perché onori i genitori, o perché dà aiuto a qualche povero, certamente che è una mitzvah, però è permeato da 5% della presenza di Hashem. Però una persona che viene in tempio e studia Torah, sa che Torah è una cosa positiva che ti migliora la qualità della vita, allora arriverà, diciamo, questo permeatore a 20%, 50%, 70%, 80%, questo dipende dalla persona. Vuol dire non c'è mai troppo di mitzvot. Ogni azione fatta col pensiero per, diciamo, accontentare Hashem e fare il suo desiderio, questo porta un grande positivismo, tanta energia positiva sulla persona. Ok. Omar
Rechava, continuiamo. Ha detto Rechava, ama Rav Yehuda. Ha detto questo rabbino Rechava in nome di Rav Yehuda. Kol haroe hame, ognuno che vede, diciamo, un limousino che porta il morto, e non me la veo e non lo accompagna, anche se non è proprio il funerale, ma stanno trasportando un morto da un luogo all'altro e uno vede questo, lui deve fermarsi e accompagnarlo per 2 metri, 4 amot, per dare rispetto a questo corpo, perché questo è un corpo che c'è proprio la presenza di Hashem. C'è la presenza di Hashem. Ovvero, se uno non rispetta il corpo morto e fa finta che non c'è niente lì, ovvero trasgredisce Mishum Lohei Glorosh, uno che prende in giro a un poveraccio, Cherem Oseo, lo sta facendo una maledizione. Perché non esiste un povero più grande, non esiste un povero più grande di un morto. Lui è veramente un poveraccio, non può avere niente in questo mondo. E se invece di non prendere attenzione, lui l'ha accompagnato, ma si calò, che cos'è la sua ricompensa? Cioè, che cosa ottiene dando rispetto al corpo morto di una persona? Omer Abasi, allora ha spiegato Rabasi, Allah, su una persona del genere, ha Katub Omer, un brano della Torah dice, Malve Hashem, è come se una persona dà un prestito ad Hashem, Chonein Dal, uno che regala qualche cosa a un povero. Il morto è il vero povero. Allora, quando uno dà rispetto al povero, al persona, perché lo dà rispetto? Perché si rende conto che questo è, questo corpo è permeato dalla presenza di Hashem, allora sta dando un grande, diciamo, lode ad Hashem, che Hashem è presente in questo mondo. Quando una persona compie un'azione, non è che rimane soltanto nell'aria. Hashem permea il corpo materiale della persona e anche gli oggetti che sono stati usati per fare la mitzvah. E questo è un gran, diciamo, dono ad Hashem, che si dà a lui questo, diciamo, lode, che è presente anche nella materialismo, nella materia. Allora lui dà un prestito ad Hashem e Hashem lui sa come ripagare questo prestito. Poi c'è un altro brano interessante, che questo primo brano che porta Ravasi, che uno che regala onore a un povero, vuol dire a un morto, e ha fatto un prestito ad Hashem, è di Proverbio capitolo 19. Poi porta un altro brano, Mechavdo, e quando uno dà rispetto a questo morto, Chonein Evion, regala a un super povero, regale a lui l'onore. E questo è nel 14° capitolo. E allora come mai porta per prima il 19° capitolo e soltanto dopo il 14° capitolo? Perché nel 19° allora viene in evidenza la presenza di Hashem che c'è in ogni corpo morto, che questo è una grande lotta.
gode una grande, diciamo, conoscenza. Invece quando uno rispetta una persona morta, magari solo per conto suo, perché è stata una brava persona, ha fatto tante azioni buone, stai dando a lui l'onore. Allora dimostra che tu apprezzi il suo comportamento. Però non è stato sottolineato che questo è connesso con la scena. Ecco perché il primo porta il brano del 19° capitolo e soltanto dopo quello del 14° capitolo. Questo adesso che andiamo a studiare è una cosa veramente molto, molto interessante e molto, molto sconosciuta. Ok. E ho detto prima che Hashem permea ogni corpo quando viene fatta una mitzvah, però abbiamo detto anche gli oggetti con cui sono stati fatti, diciamo, le mitzvah. Questo è evidente che ci sono delle persone giuste che loro hanno lasciato i loro bicchieri, i loro vestiti, allora c'è tanto interesse alla gente che sono stati vicino a questa persona di mettersi in contatto con questi oggetti, perché sono stati utilizzati solo per la volontà di Hashem. Allora quindi la permeazione dell'energia è di un'energia pura. Quando una persona fa una mitzvah, vado ogni mattina al tempio, sì, vado anche per fare minyan, fare la tefillah in minyan, però sa, c'è un mio cliente che anche lui va, se lui vede che io sono al tempio, magari lui mi farà qualche compra di più, sarà, avrò qualche vantaggio. Succede anche questo. E allora quindi, da un lato faccio questo per la mitzvah, però anche, diciamo, per interesse personale. Allora anche l'energia di diciamo, che permea quella persona è un'energia un po' diluita. Però quando si parla di un vero persona, una vera persona che fa solo per la volontà di Hashem, questo è energia pura di Hashem. Ok. Rabbi Chia e Rabbi Yonatan, questi due rabbini, Rabbi Chia e Rabbi Yonatan, Abishakli e Yasi, hanno preso i loro, diciamo, oggetti personali e andavano bevei tacchi barot e andavano a un cimitero. Bene. Quando sono entrati nel cimitero, come è la mitzvah di ogni persona, siamo quattro righe dalla fine di pagina 94. Allora è l'usanza che ogni maschio deve indossare il talit katan. Una volta non c'era un talit katan, c'era un, diciamo, come era, sta tornando oggi la moda, che si mette, diciamo, un linzuolo e si copre tutto un linzuolo soltanto. E poi c'è una cintura che così, diciamo, si copre. Una volta i vestiti non erano come oggi, allora, come gli armi, eccetera. E allora questo linzuolo, questo vestito aveva quattro angoli, quindi ci metteva anche il cicci. E allora questi rabbini avevano questo indumento che è stato fatto di un grande linzuolo tipo, e allora aveva cacciato e tachlite, allora insieme con la mitzvah di cicci c'è anche uno dei quattro fili deve essere di lana colorato blu dal pesce chilazon. Ci sono oggi dei hasidim che loro seguono l'istruzione di un maestro che ha detto: io conosco questo tipo di pesce che è chilazon, però la stragrande maggioranza degli ebrei non hanno accettato questa opinione e non sappiamo quale è il pesce chilazon. È un pesce che abita e vive nel mare molto basso, ecco perciò il suo sangue è blu, che manca ossigeno, però ci sono tanti di questi tipi di pesce che vivono lì.
Quindi oggi non sappiamo quale è il chilazot, non conoscendo, allora utilizziamo quattro fili che diventano otto quando sono piegati in due, e così noi abbiamo normalmente cicit, diciamo, bianchi. Però per esempio per di la Shunach qui ha due fili blu che corrisponde a queste Rujin e Hasidim, che loro hanno accettato sua opinione che conosceva questo chilazot. Allora, in quei tempi si conosceva ancora, allora in uno dei vestiti di un rabbino, anche tutti e due rabbini, però uno, un rabbino, Rabbi Yonatan, mentre che lui è entrato nel cimitero, non ha preso, diciamo, questo attenzione di nascondere i cicit, e ha lasciato, diciamo, appendere i cicit, quando camminava si vedeva i cicit. E allora Shadia Tachmite di Rabbi Yonatan, nel suo vestito di Rabbi Yonatan, allora erano appesi fuori i cicit che avevano questo trailer, questo blu. Amarlo Rabbi Chia, allora Rabbi Chia, che era insieme con lui, che quando Rabbi Chia, che era, diciamo, il maggiore, diciamo, rabbino di questi due, allora quando Rabbi Chia è entrato nel cimitero, prima di entrare, allora ha messo i suoi tzitzit sotto la sua cintura, che così, diciamo, non si vedeva. Allora amarlo Rabbi Chia, diceva Rabbi Chia al suo amico Rabbi Yonatan, dagli, alzili, cioè cerca di mettere i tuoi tzitzit sotto, diciamo, la cintura, che così non si vede. Che deci lo yamru yamru, perché i morti che sono lì sepolti non diranno. Questi qua si vantano. Le magar domani, vuol dire nel futuro, vado ex leino, verranno da noi, perché nessuna persona vive per sempre, eternamente. Domani loro arrivano, adesso sono contenti, felici, si prendono in giro. Noi possiamo fare mitzvot, abbiamo cicci, voi non potete fare nulla. Però domani arriveranno anche loro da noi. Vi assavi, adesso si prendono noi in giro. Che chutzpa, se una persona, per esempio, è sicuro che non arriverà mai alla situazione dell'altro. Allora, se è possibile sapere, un Rothschild, per esempio, lui è ricco, può anche prendere in giro un poveraccio, perché io sono uno che ho dei soldi, non arriverò mai alla tua. Però, quando uno sa che, diciamo, chi diventerà anche lui povero, lui ha meno possibilità di prendere in giro il povero. E allora, così ha detto Rabbi Chia a Rabbi Yonatan, metti via i tuoi cicci, che stai prendendo i morti in giro, che non possono loro, diciamo, osservare le mitzvot. Amar lei, allora, quando Rabbi Yonatan ha sentito questo critico di Rabbi Chia, umiadi kulai, possono sapere tutto questo? Sono morti, non capiscono niente, sono lì osse, non capiscono nulla. Allora, e poi ha portato anche una prova dalla Torah, e io ti porto una prova dalla Torah, che loro non sanno nulla. C'è scritto nell'Ecclesiastica, Ecclesiastia, Coele, perché voi capite che io sono un po', ok? Allora c'è scritto nel Coelet, vi amate, e i morti e nam yodim miuma, non sanno nulla. C'è scritto chiaro nella Torah, scritto nel Torah Shemitah da Shlomo Amelech, i morti non sanno nulla. E allora, se noi mettiamo cicit, noi andiamo con tutti i fili, loro non si vergognano, perché loro non capiscono niente. C'è scritto chiaro?
Allora, che cosa ha risposto Rabbi Chia? Amar lei, allora ha risposto Rabbi Chia. Imkarit, se tu hai studiato questo brano del Kohelet, lo shanit, non hai ripassato. Cioè, prima volta quando uno legge qualche cosa, prende il brano e l'argomento in una maniera molto superficiale. Però quando si rilegge, siccome hai già passato tutto l'argomento, rileggendo, allora puoi avere un momento di approfondimento. Poi ci sono anche delle persone, anche seconda volta che leggono, allora non ancora sono in grado di capire ben profondo. Im Shanit, se tu hai già letto e studiato questo brano due volte, lo shilash assolutamente non hai letto tre volte. Di qui si impara che ogni cosa che si studia almeno tre volte deve essere studiata, almeno tre volte. Una volta c'era l'abitudine che si studiava ogni cosa 100 volte. Era l'abitudine, ecco perciò non dimenticavano le cose, perché 100 volte che si studia la stessa cosa si ricorda oggi. Allora, 3 volte è il minimo per poter proprio capire il soggetto. Però se tu hai studiato 3 volte e ancora sei del parere che i morti non sanno nulla, allora lo Pirshulchan non ti hanno spiegato il vero significato di questo brano. All'inizio di questo brano scrive Shlomo HaMelech che HaChayim, persone che sono in vita, Yodim Sheyamut, sanno che arriverà il momento che moriranno. Nessuno vive qui eternamente. Dopo il peccato di Adamo e Chava, Hashem ha decretato che si deve morire. E allora dice Shlomo HaMelech che i vivi sanno che moriranno. Ma qui si parla di Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il massimo delle persone italiane, va a scrivere un brano che viene accettato, è scritto da ispirazione divina, viene accettato da persone che sono grandi Talmidei Chachamim. Scrivono, sappi che le persone vive sanno che un giorno moriranno. Non ho mai visto un brano che persone umane hanno due piedi. Una persona umana ha, diciamo, due occhi. O c'è un naso, c'è una cosa chiara, ed è, c'è bisogno di Shlomo HaMelech, scrive nel Kohelet, che è uno dei libri più approfonditi della Torah, dice una cosa del genere, che sappia che persone vive, loro moriranno, sanno che moriranno. E allora la vera spiegazione, che questa è la verità, cosa vuol dire che HaChayim, le persone vive, sanno che moriranno, e il tzadikim. Si parla delle persone giuste. Persone giuste vengono chiamate persone vive. Shebemitata, perché sono chiamate persone vive? Perché shebemitata, anche quando muoiono, kruyim chayim, vengono chiamati vivi. Vita è una cosa perenne, una cosa che rimane per sempre. Se una persona vive 70, 80, 90 anni e poi muore, non è vita, è tutto un passaggio. Quando si parla di vera vita, si parla di una cosa continua, eterna. E allora, come? Più basso la voce. Allora, chi sono i vivi? Sono le persone giuste, c'è vita, perché anche quando muoiono, kruyim chayim, vengono chiamati vivi. E questo dice il brano, chi ha chayim, i tzadikim sono tzadikim perché yodim
sei molto sano, ti moriranno. Allora quindi vado a dedicare tutta la mia vita per guadagnare soldi, per diventare una persona conosciuta in tutto il mondo dopo 70 anni. Cosa mi servirà i soldi? Sì, lo so che c'erano delle persone che volevano essere sepolte con le loro Cadillac, allora, però non serve, non serve per niente. E allora, che cosa vuol dire i morti, i Chayim? Sanno che moriranno persone giuste, che loro meditano e sanno che loro moriranno, allora quindi non è giusto di perdere la loro vita in stupidaggini, cose che sono, diciamo, niente. Quindi dedicano la loro vita alla volontà di Hashem, che questo rimane per sempre. Non soltanto nell'aldilà, ma anche in questo mondo, come fra poco studiamo. E allora, da dove sappiamo questa verità? Che, come? Come sappiamo questa verità che la gente giusto, tzadikim, sono chiamati anche quando muoiono, sono considerati vivi? Shenema, come c'è scritto in Samuele, parlando di questo uomo giusto, Uvnayahu ben Yehoyada, Benayahu, figlio di Yehoyada, ben Ishai, era figlio di una persona viva. Rav Pialim faceva tanta azione per raccogliere la gente per dedicarsi allo studio di Hashem. Questo Benayahu ben Yehoyada, lui ha abbassato l'importanza delle persone e Shnei Ariel, di tutti i rabbini che abitavano nei due Batei Amikdash. Non c'era nei due Batei Amikdash, che il Beit Amikdash in Ishayahu viene chiamato Ariel. Allora, Hika, picchiate, però cosa vuol dire Hika? Vuol dire, diciamo, abbassato l'importanza della gente che erano nei due Batei Amikdash. Moab, chi ha costruito il Beit HaMikdash? I discendenti di Moab, di Ruth, che era di Moab. Vehu, e lui, Yarad, oltre che lui ha fatto, diciamo, radunare tutta la gente di studiare Torah, che era un personaggio veramente straordinario, Vehu, Yarad, e lui è sceso, Behika e Toari, e ha picchiato il leone Betoch Habor, che il leone era dentro il pozzo, Biyom HaSheleg, quando era pieno di neve. Allora, questo è il brano che ognuno può guardare in Samuele 2, capitolo 23. E qui si vede che non si può capire la parte scritta se uno non studia la parte orale, che insieme con la parte scritta, diciamo, simultaneamente c'era anche la parte orale che è stato spiegato. Per caso di parlare di una persona grandiosa, che lui ha ammazzato un leone, un pozzo, ma che cosa sta parlando? Adesso vediamo. Allora, abbiamo detto che questo Benayahu ben Yehoyada era ben Ishai, era figlio di una persona viva. Ma a tu curiamo, me ne metti nino? Vuol dire che tutta l'altra gente che vivono in questo mondo sono figli di morti? Oggi c'è possibilità, perché si prende il seme, si mette nel freezer e anche dopo anni che la persona, il padre, è già morto, allora si può prendere il seme e mettere in una donna, allora lui è diventato padre dopo 10 anni della morte. Però una volta che non c'era ancora questa, diciamo, tecnicalità, e allora
anche se per esempio un giorno dopo che lui è stato con la sua moglie è morto, però quando diciamo ha messo sua moglie è stato interessante e lui era vivo. E allora che cosa dice il brano? Wow! Lui era figlio di una persona viva e tutto il mondo non sono figli di una persona viva. Allora che cosa dà la Torah Shemichta? Dà un'importanza, un grande lode a questa persona che lui era un figlio di una persona viva. Tutti sono così. Ella che cosa vuol dire Ben Yishai? Ben Yishai Shafilo Bemitato Karuchai. Perché anche quando è morto è considerato vivo, perché i suoi insegnamenti sono rimasti in questo mondo e allora quindi quando lui ha vissuto, non è che lui ha vissuto perché ha mangiato bisteccone e aveva un materasso di alta qualità, allora questa è la sua vita. Che cosa era la vita di questa persona che lui ha insegnato, ha lasciato dei messaggi proprio a te e agli altri. Questo sono rimasti anche dopo che lui è morto. E anche dopo la sua morte lui ha ancora una presenza a persone spirituali che loro vivono e riescono a sentire la spiritualità, riescono ad avere proprio un colloquio con lui. E questo è un racconto che ho sentito da prima persona. President Shazar di Israele, quando è stato ucciso JFK, President Kennedy, allora Israele ha mandato Presidente Shazar per essere, diciamo, il diciamo, messaggero per, diciamo, per partecipare al funerale di President Kennedy. President Shazar non era una persona, diciamo, religioso osservante, però lui aveva la famiglia chassidica di Chabad. Allora, quando lui è venuto in America, allora, diciamo, lui voleva vedere un rebbe di Chabad, che il suo nonno, suo padre, erano chassidei Chabad. Allora, dal consolato in New York hanno detto all'ufficio: Rebbe, il presidente Shazar, lui ha tanta voglia di vederla, però lei può capire che se lui viene al Rebbe e poi va al funerale, perché è venuto al funerale, ha voluto vedere il suo rabbino, e mentre che ha visto il rabbino, allora è andato anche al funerale di President Kennedy. E allora quindi è impossibile per lui. Allora hanno chiesto al Rebbe se il Rebbe potrà andare all'albergo dove stava Presidente Shazar. Allora il Rebbe ha detto: non ti posso rispondere, ti risponderò fra 2 o 3 ore. Questo è, gli ho sentito questo di Ralph Klein, che lui era un mio amico, era uno dei segretari del Rebbe. Il Rebbe aveva tempi molto ben precisi quando lui andava alla tomba del suo suocero. All'improvviso il Rebbe ha lasciato, detto: vado all'Ohel. Allora si sono preparati di andare e hanno preso il Rebbe all'Ohel. Il Rebbe lì all'Ohel ha chiesto al suo suocero che cosa deve fare, se lui potrà andare a Presidente Shazar o no, perché il Rebbe non è andato da nessuna parte. C'era Abraham Shem Tov, che lui è il shliach del Rebbe in Philadelphia. Allora, quando è mancato President Reagan, allora Ram Shem Tov, lui aveva un'idea, lui ha voluto fare un grande centro Chabad con una libreria ebraico e diciamo, ha pensato, diciamo, che cioè, ha programmato che costerà 4 milioni di dollari. Parliamo di 30 anni fa, che erano soldi. Allora c'era uno dei suoi amici ha detto: se il Rebbe viene a Philadelphia per una giornata,
farà un discorso e poi potrà visitare qualche persona di lui, io ti prometto 4 milioni cash. Allora l'Avram Shemtov è andato da Rebbe e ha detto: Rebbe, sa che io voglio fare questo grande nuovo centro, ehi, 4 per presidente Reagan, ehi, costa 4 milioni, come potrò io raccogliere 4 milioni? Se il Rebbe viene per una giornata, mezza giornata, io ho i soldi in tasca. Il Rebbe l'ha risposto: se io accetto il tuo proposto, non avrò mai un giorno che sto qui, perché tutti troveranno la necessità che il Rebbe deve venire qui. Allora ha detto lui no. E allora non so che cosa era quella, diciamo, che il Rebbe ha parlato con il suo suocero, è tornato e ha lasciato, detto ai segretari, che ha detto: non ho ricevuto permesso di andare a visitare il presidente Shazar. Allora, dopo il funerale, il presidente Shazar ha preso, diciamo, nel consolato una macchina, è venuto e ha parlato con lui. Ci sono le foto che il presidente Shazar ha detto. Però, diciamo, persone che hanno una certa, diciamo, casalinghità, diciamo, con i tzaddikim, con le questioni spirituali, loro riescono a proprio avere colloquio con questo. Poi vediamo adesso qui anche c'è una storia molto bella. Ok. Allora, persone che sono giuste anche dopo morte sono vivi. Poi, oltre che questo Bnayahu ben Jehoiada era il figlio di un uomo vivo, vuol dire un tzaddik, c'è scritto anche Rav Pialim Mikabziel, cosa vuol dire? Sheriba ha aumentato Mikabatz Pialim e ha fatto tanti, diciamo, azioni le Torah, che la gente si raccolgono a studiare la Torah. Behui ka et shnei Ariel Moab, cosa vuol dire? Che lui ha abbassato l'importanza della gente, dei rabbini che hanno vissuto nel tempo del 22 Batei Mikdash, Shelohiniach kimoto, non ha lasciato come lui nel suo livello, lo be Mikdash Rishon, non nel primo santuario, ma lo be Mikdash Sheni e non nel secondo santuario, come abbiamo spiegato prima, che Ariel è il nome dato da Yeshayahu per il Beit HaMikdash. E Moab, abbiamo spiegato che sono stati creati, diciamo, dei figli di Davide e Shlomo, che erano discendenti di Ruth. E lui era di Hikai e Toari betoch habor b'yom ha-shelek. Che cosa significa questo? I cadiami, ci sono quelli che dicono di Tavar Gizizei di Barda ha rotto pezzettine di ghiaccio Benachat di Tavar. Lui aveva bisogno di, diciamo, di entrare nel santuario, ma lui era impuro di corpo. E allora, senza immergersi nel bagno rituale, non si poteva entrare nel santuario. Non c'erano i bagni rituali di oggi, che sono acqua calda, docce, diciamo anche, diciamo, a seccatore dei... Il forno. Ma una volta uno andava proprio nel fiume. Allora era in mezzo all'inverno, e allora che cosa vuol dire? Lui è sceso e ha picchiato, ha abbassato il leone, vuol dire la forza dell'acqua che è pieno di ghiaccio, ma lui voleva andare a Betamigdash, allora non si è fermato, ha rotto il ghiaccio e se è dentro, è subito uscito, perché lui... E si racconta anche su Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov, lui anche, durante l'inverno, lui ha vissuto, diciamo, in Polonia. E allora lui andava sempre in mikve, che l'acqua era, diciamo, corrente, allora faceva freddo cane.
Allora c'era il suo aiutante che aveva, diciamo, la candela. Allora una volta al centro si era, diciamo, si è, diciamo, fatto più tardi perché era pieno di pensieri e la candela si è, diciamo, spenta. E allora ha detto il suo aiutante: Rebbe, guardi, ho paura, fa freddo ed è notte, ho paura. Allora prendi uno di questi ghiaccioli, come si chiamano, e accendi. Ma e ha acceso uno di questi. Adesso non sa di chi. Ok, questa è una spiegazione che quello che ha fatto il Benayao Ben Yoyada. Ic di Amri, altri dicono, di Tana Sifra, di Veirav. C'è una parte su Chumash Vayikra che parla dei sacrifici e tutte le leggi del santuario. Molto, molto, molto complicati. È stato scritto, prima era proprio oralmente, diciamo, tramandato da padre e figlio. Questo Benayahu Ben Yoyada sapeva tutto il Sifra, che dopo è stato cronacato da Rav. Lui ha studiato Bioma di Sitva di inverno, il giorno di inverno molto, molto, diciamo, corto. E lui è riuscito a studiare e capire e ricordare tutte le leggi di Sifra in un giorno corto di inverno. Vuol dire Ari, la cosa, una bestia forte che è impossibile, lui è riuscito a farlo. No, ma Benayahu Ben Yoyada è lo stesso che la guardia personale di Shlomo Melech? Sì, sì, lo stesso? Sì, perché quando... Era uno dei 30 podi di Davide. Sì, ma questa gente, che loro capivano cosa vuol dire un re scelto da Hashem, allora i più grandi si dedicavano a proteggere il loro re. Ok, e questa era la prima parte del brano, che Achayim sanno che moriranno. Achayim vuol dire la gente, diciamo, tzadikim. Ve'ameitim einam yodim miuma. Invece i morti non sanno nulla. Cosa vuol dire? Eilu Rishaim, questi sono la gente malvagia. Shemichayim, che anche quando vivono, che Ruyim Meitim vengono chiamati morti. Shenema, da dove sappiamo questo? Shenema, come c'è scritto, Yecheskel Hanavi parla di Tzidkiyahu HaMelech, che lui ha promesso qualche cosa e non ha, diciamo, non ha verificato, non ha fatto quello che lui ha mantenuto, non ha mantenuto quello che ha giurato. Allora il profeta dice su di Tzidkiyahu, Viata Halal, tu morto, Rasha, malvagio, Nessi Israele, anche se sei presidente del re degli ebrei, tu sei un morto. Allora vediamo che il profeta chiama una persona malvagio morto. Questo è un altro. Ci sono altri che portano un'altra prova. Mehacha, di questo brano che è scritto proprio nella Torah, scritta dal Pentateuco. C'è scritto al Pishnayim Eidim, quando una persona, diciamo, malvagio, ha ucciso un'altra persona, allora anche se ci sono delle evidenze chiare, per esempio, persona B è in una camera senza finestra e abbiamo visto che lui è entrato. Poi è entrato persona A con una spada, è entrato nella stanza senza, diciamo, finestra.
esce dopo 3 minuti con la spada insanguinata, è uscito fuori, entriamo nella stanza e vediamo persona B morta, persona A non può essere ucciso, perché non c'erano testimoni che hanno visto come lui ha ucciso. Oltre che non c'era testimoni, non è stato avvertito. Questa è la legge ebraica. Hashem c'è, Hashem penserà di fare a lui pagare quello che ha fatto. Però questa è la legge. Non si può uccidere, fare qualche cosa, diciamo, di punizione se non ci sono due testimoni. E questo è il brano. Al Mishnah Yemeidim, sulla testimonianza di due testimoni, o al Pishlosha Edim, o sulla testimonianza di tre testimoni, Yumatame, si può uccidere il morto. Ma scusi, non si uccide un morto, si uccide una persona vive che ha ucciso qualcun altro, che ha fatto qualche cosa. Allora non è che si uccide un morto, cioè deve essere Yumat Adam, sarà morto, sarà ucciso la persona, sarà ucciso l'uomo vivo. E come mai dice Yumat Amen? Caio è vivo. Ella, da qui sappiamo, Amen Meikar, che è già morto, siccome lui ha ucciso, che ha fatto qualche cosa, che la Torah dice che deve essere ucciso, vuol dire che è già morto. Non vive. Una persona che vive in questo mondo con malvagità è morto anche quando mangia bistecco. Ok? Finiamo qui. È una cosa, prossima lezione che sarà invece c'è giovedì, venite. E è una storia che vi fa raddrizzare i capelli del capello, della testa. No, però c'è un togli che comunque la Torah prescrive che debba essere uccisa la persona che abbia commesso quel tipo di reato. Quando ci sono i testimoni, sì, certo. Però c'è scritto che sarà ucciso il morto con testimonianze di due. Ma così, se ci sono testimoni che ti dicono che ha fatto, non è un morto. Perché c'è scritto che lui sarà ucciso il morto, perché anche quando vive... vive soltanto, diciamo, di, come un animale, ma non vive, diciamo, ok, allora ci vediamo. Beh, spero che venite anche qui al tempio, che ci potete partecipare e anche mangiare un buon torta, kasher. E allora ci vediamo a giovedì. Grazie. Presto, perché devo andare in casa.